Ciao a tutti ragazzi, sono Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Sono qui questa volta per insomma fare un piccolo tutorial richiesto da voi relativo alla lag, insomma, come ottimizzare la scelta del server giusto. E faremo un breve tutorial giusto per capire come sfruttare al meglio un server e quindi laggare di meno. Laggare di meno significa essere sicuramente ucciso meno volte in una missione. E accediamo subito alla schermata principale ed eccola qui. Possiamo, come vedete, vedere tutti i distretti: Financial District, Waterfront District, Bacon, Bayland Shipping, insomma il Social District, li conoscete ormai benissimo. Piccola premessa, ed è questa, bisogna capire velocemente, non sono qui per fare informatica, capire che cos'è il client, che cos'è il server, per introdurre poi che cos'è la lag. Diciamo subito che il client è il programma che avete residente sul vostro PC ed è in sostanza il gioco. Fa da client perché? Perché si connette ad un server in remoto che si trova probabilmente per lo più visto in Inghilterra, e la connessione, ecco, introduciamo qui la latenza, la lag, anche in gergo, sarebbe praticamente nient'altro che la latenza, come dire, il ritardo con cui fai le cose. È molto importante perché in una partita, pensate, avere una lag alta significa vedere un nemico un secondo dopo significa essere morti praticamente, oppure iniziare a sparare in ritardo rispetto al nemico. Quindi è una cosa veramente importante. E siamo qui proprio per vedere come fare a trovare il server giusto più veloce in base alle vostre esigenze. Se avrete la pazienza di seguirmi, lo scopriremo insieme adesso. Bene, iniziamo subito. Guardate qui questa linguetta piccolina e maledetta, quartieri. Cliccando su questa linguetta si espanderà un secondo menu. Su questo avrete dei filtri, no? Dove praticamente potete filtrare. Ecco qui io per esempio sto scegliendo i quartieri a disposizione, per esempio prenderemo Financial District, e in italiano vedete il presettaggio, l'imposta italiana infatti non ce ne sono. Purtroppo noi non abbiamo, come al solito morti di fame, dei server in Italia, ed è un peccato perché se ci fossero stati dei server sicuramente la latenza sarebbe stata migliore, avremmo giocato tutti italiani quasi sempre insieme, insomma vabbè, come al solito clicchiamo sulla pochi giochi hanno la fortuna di avere dei server italiani. Perché? Perché siamo come il terzo mondo nel 2012, ma questa è polemica e lasciamola ai giornalisti, torniamo a noi, se no mi incavolo solo. Vedete, ci sono varie possibilità: scegliere un server francesi, tedeschi, inglesi, russi, spagnoli. Praticamente se selezionate quelli inglesi con i financial district attivi, ce ne sono una miriade di server, insomma, classificati con oro, quelli là bravissimi, tutti il top dei giocatori, quelli argento, il livello medio, diciamo livello buono, e quello bronzo, lo dico per non offendere quelli di livello bronzo, e quelli bronzo scarso, no scherzo, il bronzo, quello diciamo i neofiti, le persone che iniziano, insomma. Mano a mano poi giocando bene si passerà da un server all'altro, e come vedete vengono numerati. Financial District è 1, 4, 5, 3, 8, e viene specificato qui la popolazione del server. Ogni server, vedete, ha 94 persone suddivisi come 48 tutori della legge e 46 criminali. E così c'è la possibilità in sostanza di andarsi a scegliere, non come prima quartiere i premi, ecco per esempio Financial, entro nel quartiere, tac, e non scelgo niente, viene chissà impostata quale regola, probabilmente quello più vuoto al momento, e vieni buttato lì dentro a caso. Invece cosa faccio io? Scelgo il quartiere, tutti quelli Financial District, o quantomeno, non so, faccio vedere anche i Waterfront District. Per adesso concentriamoci sul Financial District. Selezioniamo questo e vediamo praticamente qual è quello più popolato. Che significa la popolazione più alta? Sicuramente
aspettare di meno per entrare in gioco. E quindi ecco, dicevamo, ce ne sono una serie, qui poi si può ordinare insomma per classificazione. Vedete, addirittura questo, vabbè, verde non mi conviene a me, ecco qua, questo qui, argento, dove ci sono 48 criminali, 48 tutori della legge. Fate, quindi lo clicco ed entro in questo quartiere. E adesso vi spiegherò nel frattempo praticamente dei comandi particolari relativi alla console, in modo tale da poter selezionare alcuni comandi interessanti, perché fatto questo non abbiamo visto praticamente la popolazione del server, ma non la latenza e il ping. Ecco, piccola altra premessa, purtroppo dobbiamo sempre entrare nel ramo informatico, perché poi in sostanza di informatica si tratta. Mettiamoci offline subito con K, se no facciamo brutte figure. E ecco, il ping che cos'è? Non è altro che la risposta. Chi è questo pazzo? Sempre Parkinson, vedete? Beh, ridono, ma sarà da soli, ma sono dei pazzi qua. Mettiamoci qui in modo che nessuno ci rompa le scatole. Praticamente il ping è il tempo di risposta, come dicevo prima, tra il client e il server. Adesso parliamo della console, dette a spanne, perché non sto qui, come ho detto prima, a fare informatica, a fare i sofisti, insomma, basta una cosa semplice. Il ping è importante perché adesso la andiamo a vedere anche questo. Premendo il tasto F10, ed eccolo qui, il tasto F10, comandi, comandi console. Andiamo, ce ne sono una serie che poi vedremo in un secondo momento, adesso rimaniamo concentrati su quello che ci interessa, perché se no ci perdiamo. Ecco, selezioniamo FPS on off, cliccandolo, vedete, va a scriverlo nella, insomma, in modalità testo, premendo invio, si attiva una finestra qui in alto, adesso che andiamo a vedere un attimino, solo sono capitato in una posizione che non riesco a farvela vedere bene, ecco, vediamo, ecco qui, mettiamoci qui. Spostiamoci verso l'edificio, così magari è più chiaro. Ecco qui, guardate un po' cosa devo fare io. Vabbè, allora dicevamo, quindi F10 comandi nella console. Ecco, vedete, c'è questa possibilità interessante di capire. Ecco, prima abbiamo visto come selezionare il server relativo alla popolazione, ma adesso come capire se il server è quello ideale alla posizione geografica su cui mi trovo. Io per esempio attualmente, purtroppo per me, sono a Milano, però dico questo perché sono un napoletano nel cuore, dentro, fuori, ovunque. E praticamente ecco, c'è il la parte, vedete, come vi ho spiegato prima, la parte client, dove ci sono gli FPS, che sono i frame per secondo, vedete, sono misurati a 27, e il ping, oppure diciamo il ping come relativo al client, ecco, che è abbastanza buono, è 37,07 millisecondi. Poi si è divisa un'altra sessione dove viene specificato il server, dove ci sono 21 FPS, è più basso perché ovviamente stiamo parlando magari dall'altro capo del mondo, in Inghilterra, dove risiede il server, viene pingato a infatti 48,31 millisecondi. Un altro parametro molto molto importante, di cui abbiamo discusso prima, è la latenza, vedete, 46,56 millisecondi. E in sostanza, se la linea non è proprio abbastanza, diciamo, sufficiente, queste label, ecco, diciamo così, verranno diventeranno rosse, che significa che praticamente vi consiglio di cambiare server, perché giocherete inesorabilmente di merda, perché laggerete, insomma, la latenza è proprio questo, il ritardo che viene posto al gioco. E poi c'è la memoria, vabbè, occupata, ma questo non ce ne frega. E niente, quindi adesso avete tutte le armi a disposizione. Il sapere è una grande arma, il sapere. Avrete la possibilità di scegliere con diciamo, ecco, più criterio il server su cui giocare in base a questi parametri che abbiamo visto insieme. Con questo è tutto e vi saluto, vi raccomando, continuate sempre a seguirci numerosi, siamo qui giusto per voi, io e i diavoli. Con questo è tutto, un salutone da Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ciao.
e a presto.